I vescovi toscani si uniscono alla Conferenza Episcopale Italiana nel lamentare come in questo momento di entrata della situazione dell'emergenza per il coronavirus nella sua seconda fase, non si prendano in considerazione le esigenze della comunità ecclesiale. Finora c'è stata una bella, profonda e proficua collaborazione tra lo Stato e la Chiesa, che convintamente ha condiviso quelle limitazioni che gli sono state chieste. Ma nei momenti in cui queste limitazioni subiscono dei mutamenti proprio per entrare in quella che viene detta la seconda fase, non si capisce perché, mentre si possano dare indicazioni su come vivere momenti della vita economica, della vita sociale, della vita culturale, questo non sia possibile farlo per la vita ecclesiale. Sono in gioco principi fondamentali perché c'è una Costituzione che assicura la libertà di religione e di culto, ci sono accordi concordatari che stabiliscono che su queste materie ci deve essere un'intesa tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Non si può decidere da soli pretendendo che poi la Chiesa debba seguire. La Chiesa peraltro è pronta a fare i sacrifici anche in questa nuova fase, ma non può rinunciare a qualcosa che gli è essenziale. Il Papa ha detto che la Chiesa non può essere Chiesa senza essere anche una Chiesa che si incontra come popolo che vive i sacramenti. L'Eucaristia per noi non è una manifestazione esterna della nostra fede. L'Eucaristia è la fonte della nostra fede, è il culmine della fede. Senza Eucaristia non si vive. Lo dicevano i martiri di Abitene, adesso noi non siamo martiri, però dobbiamo ripeterlo anche noi, se non ci alimentiamo all'Eucaristia, perché quello è il corpo di Cristo, non un'idea di Gesù. Solo lì io incontro Gesù nella sua realtà fisica. Ebbene, lì io devo poter ritrovare un'assemblea con le dovute limitazioni, con i dovuti accorgimenti, precauzioni, distanze, insomma, siamo pronti a ragionare su quel che dobbiamo fare per poter ritornare a celebrare insieme. Ma non è possibile pensare che è impossibile per principio celebrare insieme. Questo è l'auspicio che facciamo, pronti appunto a collaborare con le autorità per quello che loro vorranno dirci su come, ma sul che, cioè sul celebrare, noi non possiamo fare un passo indietro.